Benvenuto a Canale 5. Sarebbe stato veramente eccezionale poter assistere a questo concerto anche in Italia. Ma sfortunatamente sappiamo che quest'anno non suonerai nel nostro paese. Come mai? Prima di tutto vi voglio ringraziare per avermi dato l'occasione di salutare i miei fratelli e le mie sorelle in Italia. Sarei stato veramente contento di poter suonare anche per il pubblico italiano, anche perché mi sento legato particolarmente al vostro paese e alle città di Roma e Milano. Ma direi soprattutto a Roma, perché io amo il Cristo e Roma rappresenta la città della cristianità, il luogo del Cristo Signore. Di regola il nostro tour non dura mai più di 3 settimane, dopodiché ritorniamo a casa. Ritengo infatti che quando si suona per un periodo più lungo, il concerto diventa una cosa troppo meccanica. Ed ecco la ragione per cui quest'anno abbiamo dovuto rinunciare all'Italia. E spero comunque di poterla includere nel mio prossimo tour europeo. Dall'esperienza di questo e degli ultimi concerti che hai fatto, hai la sensazione che il pubblico sia cambiato rispetto agli inizi, voglio dire, rispetto alla generazione degli anni 60, chiamiamola così, la vecchia generazione? Il pubblico è notevolmente migliorato, anche perché trovo che i ragazzi di adesso crescano molto più in fretta. A 15-16 anni sono molto più informati su molte più cose di quanto io non fossi. Per esempio la musica, la sociologia, l'energia per le automobili e quella per se stessi. Come dicevo, questa generazione è cresciuta molto più in fretta della mia ed io riconosco questo al pubblico di adesso.
che ci sarà un ritorno a incontrarsi misticamente con la musica e con i concerti? Penso di sì. Tutti hanno bisogno di nutrimento spirituale, che è oggi una cosa essenziale. Vi do infatti un esempio. L'uomo ha bisogno di purezza, la donna di sicurezza. Quando abbiamo queste cose, quando abbiamo cioè pace e luce, allora siamo ispirati, sappiamo chi siamo. Quando tu sai che sei attraverso la meditazione e la preghiera, sei come un uccello, hai le ali e puoi volare, puoi creare. Non ha importanza da dove vieni o dove vai. Noi come esseri umani abbiamo bisogno di luce. E se la luce va via in questa stanza, allora c'è confusione. Ora per finire, una domanda riguardo a Zivo, il tuo ultimo album che è oggi quello che interessa di più al nostro pubblico e di cui vorremmo sapere qualcosa da te. Zivo è un po' lo specchio del momento in cui ci troviamo, come tutto del resto lo è. Ho in programma altri albums, tre il prossimo anno. Uno come Santana, un altro insieme a Greg Rawlings e me soltanto, un altro ancora come Devadip, insieme possibilmente al batterista di Miles Davis, Al Faster, Davy Sting, il bassista di Police, e Joe Zawinul. Avrò molto da fare. Sempre per Zivo, vorrei dire che l'album rappresenta la decisione che abbiamo preso di raggiungere la gente nella strada. Un musicista ha due ruoli. Uno, suonare solo per i musicisti, e l'altro per la gente. Zivo è musica per la gente, e Devadip è musica per i musicisti. Radio is for musicians only, and music for them. Zivab is music for them. Everything is music for musicians. Noi come gente ti ringraziamo. E noi ringraziamo i telespettatori di Canale 5. Ciao.
stasera.